Un saluto da Darko&Clo! Eccoci su Jurassic World per cellulare. Sì. Vi ringraziamo Fabrizio Pastorino, sorry, per averci consigliato questa serie, questo gioco. Proviamolo, vediamo com'è. Allora, cosa ci dice sto panzone qua? Il panzone ci dice che il progetto in questa arena richiede dei candidati aggressivi. Aggressivi? Sì, un po' tipo io quando marrano. Sì. Molto aggressivo. Pensi che la tua signora... La tua signora? Signorina. Pensi che la tua signorina abbia i numeri per farcela? Certo, con i numeri per farcela, cioè, dobbiamo dire. Non dare ascolto a Hoskins. Concentrati sul tuo Triceratopo. Carica l'attacco. Carichiamo l'attacco. Cos'è? Tipo il gioco dei Pokémon, praticamente. Non lo so, probabilmente. O una specie di Tekken 3 versione con i dinosauri. Lo potevi fare più roba, che basta. Si attacca anche a lui. Non vale. Lui toglie di più. Non ci siamo, non reggeremo un altro colpo simile. Vedi, te lo reggi. Ma ora abbiamo 2 punti azioni questo turno. Carica, para con un punto azione. E carica, attacca con un altro. Vai di così. Vedi così. Che poi, scusami, un triceratopo contro... Cioè, il triceratopo è un po'... Non è tipo il piccolo, un po' calmo, tranquillo. Le corna cosa gli serve? Va bene, basta così. Analizzeremo i dati che abbiamo e torneremo più tardi. Ah beh, si ritira. Ma ha tornato quello lì, quello del film. Sì, beh, è ambientato. Ah, ma è ambientato. Ma che bello, ma è carino, mi piace. Conosco una tecnica di addestramento che potrebbe aiutarci nell'arena. Sentiamo. Per prima cosa diamo un'occhiata al tuo dinosauro. Clicchiamo su questo. Ora vediamo di rafforzare quel tuo triceratopo. Sfama. Diamoli da mangiare. E quindi ancora. Ma che carino, sfama. Penso che devo arrivare fino al livello. Va bene. Quindi deve mangiare più crescono di livello. Sì. Perfetto. Ma questo non è il solo modo per rafforzare un dinosauro. Seguimi al Creation Lab. Evolvi. Sono il genista capo. Ah, guardalo! Io lo conosco quello lì, Dottor Wu. Ho sentito che stai cercando di modificare geneticamente una delle tue risorse. Posso darti una mano? Vediamo. Però questo qua ha fatto delle cose brutte. Molto brutte. Allora anche il nostro dinosauro farà delle cose brutte. Chi lo sa? Con 2 risorse identiche, pronte a evolversi, potremo combinare in modo da aumentare significativamente la forza di questo triceratopo. Oddio! Sono nelle ampolle. Un tricefeto fetale. Aspettiamo sti secondi. No, ti consiglio di accelerare. Ma io non voglio attaccare già così. Guarda il risultato. Vediamo il risultato. Il risultato sarà un super triceratopo. Raccogliamo il triceratopo. Una stella abbiamo raccolto. È diventata una stella. Posiziona. Va bene. Ora che abbiamo un triceratopo migliorato, torniamo nell'arena. Ah, quindi si torna a combattere. Torniamo a combattere. Combattimento clandestino tra dinosauri. E adesso li facciamo il culo. Altro che usare i cagnolini, noi usiamo i dinosauri. Cosa c'è? Ne vuoi ancora? Sei masochista per caso? Ho un'idea, carica la riserva. Ci sarà utile nel prossimo turno. Carichiamo la riserva. Vediamo un po'. Quindi adesso lui ci attacca. Sì, bene. Vabbè, vediamo un po'. Ci consiglia. Toccando su riserva possiamo risparmiare punti azione. Ora abbiamo un vantaggio maggiore. Colpisci con tutte le tue forze. Tutte. Un tacco da 3. Vediamo quanto fa. Shot. Va bene. Voilà. Wow, è forte il nostro triceratopo. Che sorpresa! Anche un vecchio bestione non smette mai di imparare. Beh, hai vinto in modo netto e leale. Cerca soltanto di non montarti la testa. Non viene a dirlo lui. Ma sembra che la stata monti lui la testa. Lo sapevo che ce l'avresti fatta. A proposito, mi chiamo Owen Grady. Credo che farai grandi cose qui a Jurassic World. Ho sbloccato il Majungasaurus. Majungasaurus. Ma esiste davvero? Penso che sia quello del film. Ma no, non lo chiamavano così, lo chiamavano in un altro modo. Non mi ricordo il nome. Lo chiamavano in un modo figo. Non voglio pagare due. Per forza, raccogli. Quindi adesso abbiamo anche il Majungasauro. E posizioniamo, dove lo vuoi? Molto cattivo. Io non lo voglio mettere lì. Perché non me lo... vabbè. Per forza lì. Sì, basta, non si può fare niente. Diversamente. Abbiamo raggiunto un 50 expo. Tra l'altro il dinosauro è enorme, come fa a starci bene nella gabbietta? Lascialo lì incastrato. Forse abbiamo una quest. Missione. Ah sì, la tizia lì. Figona. Abbiamo seguito i tuoi progressi e stai dimostrando un grande potenziale. Mi chiamo Claire Dearing e ti aiuterò a gestire il parco. Mettiamoci all'opera. Vediamo. Vuole che raccogliamo del cibo. Va bene. Non ci fa vedere come si fa. Ma che bello, c'è pure il trinino. Trinino, vabbè. Cibo, abbiamo venuto il cibo, raccogli. Cosa della missione? Siamo arrivati al livello 2. Livello 2, ma che carino questo gioco, mi piace un sacco. Abbiamo sbloccato ste robe. Abbiamo sbloccato il ufficio di controllo ACU, la fontana, nuova espansione, penso che si può espandere il terreno. Beh, per adesso nuova espansione che ci serve. Ah, niente, perché comunque spazio ne abbiamo. E questo robo qua. Cos'è? Non lo so. Livello di battaglia. Va bene, forse... ah beh, ma abbiamo sbloccato tutto. Le bustine. Che cosa figa! Che bello, sì. Allora, abbiamo cibo, DNA, soldi e... il tropeognato. Ma non so... vabbè. Il trogepnato è ora disponibile al mercato. Andiamo a vedere. Andiamo a vedere. Andiamo a vedere. Vogliamo già farci... ah no, beh, schiudere. 5 minuti no. Consumiamo tutti i soldi. Oggi non abbiamo tempo di aspettare 5 minuti. Già. Ma che cosa strano! È nero col becco arancione. Hai visto? Posizioniamo. E poi sta in posizione. Fatemi cambiare posizione, non lo voglio. Ma perché? Lì. Ma c'è qualcosa che non quadra, sicuramente. Ma perché è tutorial, credo. È la che vola nel suo coso. Ma non si possono vedere più da vicino. Eccellente. Ora che hai capito come si fa, lascio a te le redini. I nostri sentieri torneranno a incrociarsi prima o poi. Buona fortuna. Grazie. Bello. Vediamo cosa c'è qua. Un altro pacchettino. Bello, mi piace aprire i pacchettini. Allora, abbiamo cibo, DNA, soldi e il Majungasauro. Ma lo teniamo da parte, se ho capito bene, avendone due puoi unirli e diventa più forte. Uniamoli già adesso! Vuoi già farlo adesso? Ma perché no? Vediamo, il club... no, club VIP non ci interessa. Noi siamo già VIP, non abbiamo bisogno di un club. Non so se si può zoomare, perché... no. Però puoi andare da questo. Però puoi vederli così. E cosa ci puoi fare? Sta lì sulla ventola. Io l'ho selezionato, lo tocco, fa roba strana. Per aumentarlo dobbiamo andare da lui e dobbiamo portarlo a livello 10. Il cibo dovremmo averlo, proviamo. Mettiamolo a livello 10. Power! Ma come mangia? 9, super power! 10, evolvi. No, dobbiamo piazzare l'altro. E forse anche l'altro avesse livello 10. Sì. No, non pronto, deve essere livello 10 anche. Ah, è sempre lì se lo tiene. Sì, proviamo se riusciamo a sfamarlo con questi soldi. Con questi soldi, con questo cibo. Non credo che ci basti. No, anche secondo me. No, non è mai stato il livello 7. Allora, procuriamoci cibo. Come si fa? Da questo, però ogni minuto da un po' te ne dà. Però aumentiamo un po'. Sì, direi di aumentare. Usiamo un po' di soldi. Però non basta. Direi che facciamo allora qualche missione che ci dà, che le ripagano con le ricompense, il cibo e cose varie. Sono pronto per un'altra rivincita. Va bene. Ti dà XP e soldi. Non dà cibo a sto giro, vabbè. Vediamo, completa il livello battaglia 2, va bene. Non devi andare su battaglia. Immetti. Cos'è? Io immetto la mia squadra, è da più forti. Ma dai, puoi sceglierne tre. Vai, contro uno, sì, li spacchiamo. Ma no, io questo è livello 15, quindi 3 mi sembra anche come minimo giusto. Allora sì, direi di sì. Però c'è qualcosa. Allora, gli uccelli battono l'acqua. L'acqua batte la carne e la carne batte l'erba. Quindi l'uccello batte l'acqua. E di acqua non ce ne sono. L'erba abbiamo già il primo, quindi. Perfetto, perfetto. Ah, bello che hanno fatto così. Hanno fatto 4 elementi, quindi. Erbivori, carnivori, acquatici e volanti, giusto? Bene, sì, bello, bello, mi piace, ottima idea. Gestito bene, dai. Vediamo un po' sta battaglia qua. Pronto? Sì, sono pronto. Usiamo la strategia che ci ha insegnato. Prendiamo un turno. Si è preso di vapore con un colpo solo? No, il nostro è forte. Ma non ha fatto niente. Anche lui. Facciamogli il culo. Ah, lui ha messo di difesa, quindi gli tolgo molto di meno. Però un po' gli ho fatto male, dai. Reggi. Non abbiamo messo... Il prossimo giro facciamo un pochino. Ah no, beh, quanto fa uno? Dai, ci fa niente. Ci fa niente, non ci fa un cacchio. Abbiamo 3, facciamo uno di difesa e 2 d'attacco. Perfetto, un meno 1 glielo facciamo. Vai. Oh, è quasi morto, ragazzi. Abbiamo ancora tutti i dinosauri disponibili. E abbiamo anche una difesa, quindi se ci attacca di uno non ci fa un cazzo. Lol. Boh, andiamo giù di brutto. 90. Beh, diciamo che ce la caviamo questo gioco. Bello! Vittoria! Yeah! Bravo il nostro Triceratops. Bravo. Ah, adesso come la mettiamo? Big Hoskins. Soldi ed expo. Che però non ci ha dato. La colazione ha ricevuto 10 di DNA che ancora non ho ben capito come funziona il DNA. E abbiamo sbloccato la lanqua. La lanqua, un altro volatile. Che forse era quello contro cui stavamo combattendo. Sì, direi di sì. E ora lo possiamo anche ottenere. La lanqua, un pelicano. Sì, è praticamente un pellicano, invece come l'altro, invece di essere nero è... Sì, allora si può anche rivendere per DNA. Vabbè, per adesso lo posizioniamo. Tra poco dobbiamo espanderci. Allora. O hanno dei posti prestabiliti, non puoi scegliere dove metterli. Ragazzi, se qualcuno di voi conosce questo gioco e sa come fare, cioè ok, magari siamo noi che siamo super noob e non capiamo. Cioè magari è una cazzata, però boh, non riusciamo a capire come spostarlo. Perché anche selezionandolo non è che mi dà l'opzione di spostarlo. Appunto, cioè, allora, vediamo un po'. Un po' di cibo. Beh, proseguiamo ancora con qualche missioncina, vai. Carnotauri come il tuo Majungasauro vanno sempre sorvegliati. Appena ti distrai, rischi di perdere un braccio, perciò vedi di fare attenzione. Ok, quindi ci dice di possedere un Majunga a livello 5 o più. Va bene. Ma noi l'avevamo già fatta. A fine missione, l'avevamo già fatta come cosa, perché l'abbiamo portato a livello 10, perfetto. Boh, raccogliamo cibo ed expo. Perfetto, così magari riusciamo a unire il Majunga con un altro Majunga. Che cacchio? Abbiamo un... No, che brutto! Un ligatore brutto. Ah, ma comunque è il livello di battaglia questo, non è che abbiamo sbloccato quello lì. Altre carte! Pacchetto. Altre carte, che bello! Vai, soldi, DNA e cibo. 4 mesi. Perfetto, perfetto! Così portiamo sul Majunga. Majunga. Vai, lo connettiamo al nostro profilo, connettiti a Facebook. Ho paura. Al nostro profilo... No. Allora. No, meglio di no, perché non so cosa possa succedere. Oh, stava dormendo, carino. Io l'ho svegliato. E guarda come volano. Già. Uniamo il Majunga con l'altro Majunga. Majunga. Allora, dobbiamo portarlo... Il Majunga nella giungla. 8, 9, 10. Perfetto, guardatelo, guardate come sono fatali. Ecco cosa serve il DNA, per unirli. Vabbè, sì, infatti. Ora diventerà super mega forte il nostro Majunga. Un Majungone diventa. Ok. E vai, evoluzione elaborata. Guardiamo il risultato. Vediamo. Non penso che cambi tanto lui, però diventa più forte. Vabbè, certo. O cambia anche fisicamente. Non ci ho fatto caso. Però vabbè. Boh, vabbè. Magari voi lo sapete, cambia fisicamente. Ti dicevo perché io non ci ho fatto caso. Posiziona, olè. Dammi exp così passo al livello. No. Ancora livello 3. Ci hai fatto poco. Vabbè. Con le missioni andrà avanti più velocemente. Però le prossime missioni le vediamo in un prossimo video. Sì, fateci sapere se vi piace questa nuova serie che stiamo facendo. Che ci hanno consigliato. Io non mi aspettavo che fosse così carino questo gioco. Sinceramente me lo scaricherei. Sì, beh. Sul mio privato. Va bene. Comunque, se il video vi è piaciuto potete iscrivervi, lasciarci un bel like e un commento sotto. Potete trovarci anche sulla pagina Facebook, Instagram e Google+, sempre comunque link in descrizione. E da Darko&Clo è tutto, ad un prossimo video. Perché c'è un teschio disegnato lì? Troppo passata cosa. Ma noi continuiamo il nostro percorso verso il faro. Io vorrei, allora no. Io direi di metterci sulla sedia ad ammirare lo spettacolo. Io lo avrei fatto.